Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il Fatto. Oggi parliamo di economia, di sviluppo, di imprese e parliamo di un tema che sembra quasi dimenticato dall'agenda politica quotidiana. Forse anche colpa nostra, di noi che ci occupiamo di informazione, pertanto rimediamo. Non parliamo da tempo, da gennaio, da quando c'è stato questo approdo alla ZES unica nazionale, appunto, della zona economica speciale. Che fine ha fatto la ZES Abruzzo? Non c'è più il commissario, non c'è più una struttura operativa, tutto è transitato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare alla struttura di missione, in una fase, diciamo, di transizione verso la nascita di una ZES unica che nei fatti e anche negli strumenti giuridici è già nata, ma questa ZES unica del Meridione in realtà funziona o non funziona? Questa domanda la poniamo al primo dei nostri interlocutori, poi vorremmo sollecitare anche un dibattito più generale su questo tema. Ringraziamo per aver accolto l'invito a parlarne nei nostri studi il direttore generale di Confindustria Abruzzo, Luigi Di Giosaffatte. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, direttore, la ZES Abruzzo non c'è più ormai da 6 mesi, ma i progetti restano ancora in piedi, quelli che avevano avuto un avvio con il commissario Miccio e quelli che sono in fase esecutiva, i 6 grandi progetti, ma ci sono anche degli interventi privati che appunto erano sottoposti a quel regime. Ora è transitato tutto a livello centrale, la struttura di missione, ma cominciano a sentirsi malumori in giro nel vostro mondo, soprattutto quello delle imprese, ma anche in quello dei professionisti, circa il fatto che ci sono molte situazioni confuse e rischi concreti che non si arrivi al traguardo. Come la sua da suo osservatorio la situazione? Sì, siamo assolutamente preoccupati per una situazione che vedeva già nel 2023 l'Abruzzo essere già avanti rispetto alle altre regioni sulla ZES, lo diceva proprio lei direttore, con i 6 progetti infrastrutturali cui il commissario Miccio era riuscito a appaltare, a far partire. Uno solo di questi è stato inaugurato sulla piattaforma di Saletti, che è una piattaforma importante dal punto di vista ferroviario per la distribuzione delle merci, ma ricordiamo ci sono interventi sul porto di Ortona, ci sono stati interventi sul porto di Vasto, sull'interporto di Manoppello, tutte infrastrutture strategiche rispetto alla natura della zona economica speciale. L'Abruzzo aveva avviato anche una progettualità aziendale, noi avevamo avuto più di 30 richieste e addirittura 27 richieste di autorizzazione unica, 9 erano state già approvate. Il totale di questi investimenti dava un'occupazione per 385 unità, stiamo parlando di più di 750 milioni di investimento. Tenuto conto che il commissario ZES, con una ricognizione che ha fatto su oltre 400 imprese abruzzesi, 196 avevano manifestato l'interesse ad avviare investimenti fino al 2026 per più di 1.359 milioni. Ecco, questi numeri oggi sono completamente rimessi in discussione, perché al di là dei progetti naturalmente già approvati, pochi progetti che erano stati approvati rispetto alle richieste, perché? Perché l'Abruzzo innanzitutto entra su questa ZES con una credito d'imposta che è economicamente di impatto inferiore rispetto alle altre regioni del sud, ma rientra anche con una con un taglio sulle possibilità di fare investimenti, parliamo anche di nuovi investimenti, e quindi si sta creando aziende che avevano interesse a investire sulla nostra regione, oggi stanno verificando la possibilità di andare ad investire in altre regioni del sud dove hanno per esempio altre unità produttive, e questo crea una concorrenza tra regioni del sud che non era assolutamente prevista. Tra l'altro arriva questa situazione ZES in un momento in cui c'è un bando che ha una durata 12 luglio, in questo mese, con delle problematiche enormi sulla piattaforma che riceve le domande, e questo ci deve allarmare, ci deve preoccupare, perché qui rischiamo che la piattaforma non riesca ad assorbire le domande di investimento
praticamente di tutte le regioni del sud, proprio perché, diceva giustamente lei, è una regia unica. Noi avevamo uno sportello a livello regionale con degli impiegati e anche alcuni tecnici che ricevevano direttamente le aziende, ma anche le stesse pubbliche amministrazioni, perché rispondessero con velocità alle richieste delle aziende. Allora, ecco, non vorrei che questa situazione penalizzi la nostra regione, ma penalizzi tutto il sistema ZES abruzzese. C'è anche un tema legato ai finanziamenti, perché come le diceva la torta adesso si è ampliata a tutti, c'è un poco più di 1 miliardo di risorse in termini di crediti d'imposta, di investimenti comunque legati alla ZES, e quindi c'è il rischio che tutto si ridimensioni. Va rivista questa cifra e soprattutto la proporzione di erogazione dei territori, perché l'Abruzzo rischia a questo punto di essere molto penalizzato. Sì, noi di Confindustria lo dicevamo dalla prima approvazione della ZES unica, non è possibile conservare la medesima dotazione finanziaria di 1.800 milioni. Abbiamo una platea che si allarga enormemente e diciamo il decreto attuativo pubblicato poche settimane fa dà anche una previsione che allarma le aziende, perché le nostre aziende devono effettuare business plan e piani industriali su norme certe. Allora la previsione del 50% del credito d'imposta, o in questo caso il 35, 25 e 15 a seconda se si è piccola, media o grande impresa, deve diciamo conservare quella percentuale. Il decreto di attuazione ci dice esattamente che alla notte, dopo la mezzanotte del 12 di luglio, se il tiraggio è superiore al 1.800 milioni, come ci aspettiamo tutti, questi vengono automaticamente abbassate le percentuali, e quindi noi ci troviamo in un sistema in cui anche nella pianificazione industriale abbiamo un'incertezza, quindi le aziende non hanno possibilità di intervenire con delle norme certe. C'è poi il tema a cui lei stava facendo specifico riferimento, che è quello che investe i progetti già in corso di procedura di autorizzazione unica, che però si sono incagliati improvvisamente perché non c'è più un funzionario sul posto che segue la vicenda, che mette a confronto le pubbliche amministrazioni con gli imprenditori. La ZES unica nazionale ha rarefatto, diciamo, questo sistema così efficiente che funzionava con il commissario. I rischi quali sono, gli scenari quali si aprono, quali sono le denunce che vi arrivano anche a noi dalla stampa, insomma, aziende che attendono autorizzazioni che sono tornate ai tempi borbonici, altro che impresa in un giorno. Certo, immagino che anche la Regione su questo tema sia preoccupata, perché il 30 giugno scade il primo termine di rendicontazione del PNRR. Tenete conto che queste 6 opere sono tutte da PNRR, quindi significa che bisogna avere delle norme certe sullo stato di attuazione. Ma la cosa più preoccupante è anche per la Regione, immagino, naturalmente noi lo diciamo per Confindustria, e come si farà a rendicontare entro il 31/12/2025 il completamento delle opere, se oggi non c'è assolutamente una visione proprio di una regia diretta che dia risposta al completamento di questi appalti, che per l'Abruzzo, per la nostra regione, sono estremamente vitali. Noi siamo una regione che si colloca in questa fase in una situazione particolare, sia sulla trasversalità est-ovest, quindi Tirreno Adriatico, sia sulla longitudinale nord-sud, dove viaggia prevalentemente per esempio tutto il sistema dell'automotive abruzzese nel nord Italia e nel nord Europa. Ecco, invece per i privati, per coloro che hanno i progetti, insomma, in corso di approvazione e che, insomma, chiedono lumi anche ai vostri uffici su come comportarsi? Assolutamente sì, noi stiamo costantemente in contatto con il nostro tavolo di lavoro nazionale, coordinato appunto da un mio collega direttore nella nostra confederazione, a quale stiamo riponendo anche fiducia
perché si intervenga velocemente. Le nostre aziende denunciano questa impossibilità di agire sulla piattaforma, ancor più, e questo è un dato oggettivo, di poter avere un'interlocuzione anche telefonica con i funzionari. Ci sono più di 45-50 addetti, anche compresi tecnici, che però su questo livello non danno oggi risposte, e quindi è una preoccupazione vera, seria, quella di poter non solo non spendere soldi, ma anche quando si dovessero spendere, di spenderli bene questi soldi, cioè finalizzati a che gli investimenti delle nostre aziende vengano completati. Dal punto di vista dell'iniziativa Confindustria, appunto, che sta elaborando strategie comuni in tutte le regioni interessate, che cosa chiede al governo? Sì, noi abbiamo già elaborato un documento, sia come piccola industria che come Confindustria Abruzzo, e abbiamo già inviato alla nostra confederazione. Innanzitutto c'è un problema di coordinamento, ci deve essere compatibilità di norme, non esclusione con norme. Noi abbiamo addirittura l'impossibilità di chi agisce su un progetto ZES di poter partecipare a Industria 4.0 e 5.0, ed è assurdo questo. Addirittura abbiamo al 30 giugno la fine della decontribuzione Sud, che è stata una misura che ha dato veramente un impatto forte sulle aziende. Allora, queste devono essere tutte calendarizzate, naturalmente messe insieme, quindi con la possibilità aggiuntiva per le imprese, calendarizzate almeno fino alla chiusura del PNRR. Noi dobbiamo avere dei piani non annuali, ma addirittura quinquennali. In questo caso chiediamo che si arrivi almeno al 2031-2026, che si agisca subito sulla struttura di missione nazionale, perché in qualche modo dia risposta, che si facciano verifiche sulla piattaforma sulla quale le aziende devono fare domanda, e quindi può presentare i progetti con i business plan, quindi una verifica vera, perché sono fermi, perché spesso non funzionano, e che in qualche modo sia tempificato anche la risposta della pubblica amministrazione. Noi, ecco, in 5 o 6 voci di un manifesto unico, a queste voci bisogna dare risposte concrete, perché si agisca in via definitiva sulla questione ZES, altrimenti questo grande volano, per noi la ZES sulle 196 aziende che avevano manifestato interesse nella nostra regione, non solo portava più di 1.300 milioni di investimenti, ma portava, a una nostra valutazione del centro studi, più di 2.450 nuovi posti di lavoro. E questo è il problema serio. Che cosa ci insegna più in generale, per chiudere questa vicenda, su come vanno a volte le cose in Italia, dove c'è un mostro che è quello della burocrazia, della pubblica amministrazione, che a volte vive degli scossoni, come questo della ZES, e poi torna ad essere pachidermico, non un interlocutore ideale per chi ha voglia di fare impresa? Sì, noi abbiamo constatato che la struttura del commissario regionale ha dato delle risposte concrete, quindi per noi è stata un'esperienza molto positiva. Il commissario Miccio in questo si è dato da fare, non solo nel back office ma anche nel front office delle nostre aziende. Ci rendiamo conto che intervenire in una fase già operativa delle ZES con una riforma che porta una regia unica sia stata, ad oggi i risultati sono preoccupanti, sono scarsi, ma sono anche preoccupanti per il futuro, e quindi su questo bisogna assolutamente agire. Non solo la regione, per gli investimenti che sta facendo in qualche modo deve agire, ma anche e in particolar modo anche a livello nazionale il governo. Benissimo, io ringrazio Luigi Di Giusafatte per aver aperto uno squarcio su questo tema, insomma, molto sentito anche dalla collettività abruzzese, anche dagli interlocutori istituzionali, perché so che anche la regione ha delle sue preoccupazioni e sta intervenendo dal suo punto di vista, proprio per avere una maggiore flessibilità su queste scadenze, avendo appunto di fronte uno scenario che è improvvisamente cambiato. Grazie ancora, noi naturalmente torneremo ad occuparcene, perché è un tema molto importante per l'economia anche della nostra regione. Arrivederci, grazie. Buona serata a tutti.